vai, Pinocchio? Noi stiamo qui, all'inizio della strada, a contornare che non arrivi nessuno. Pinocchio si avvia verso il campo, un po' incuriosito da questo strano albero. E nel frattempo il gatto e la volpe si mettono due mantelli neri per essere un po' roschi. Poi, di soppiatto, si avvicinano a Pinocchio. Fermo subito lì! Dacci il tuo borsello o pagherai con la vita! Pinocchio, terrorizzato, con un gesto repentino, mette in bocca ben due monete. E dopo tiene le mani alzate verso il gatto e la volpe, facendo finta di non avere niente in mano. Ma loro capiscono che Pinocchio le monete le ha messe in bocca e quindi cercano di afferrarlo, ma Pinocchio scappa. Ce la farà il nostro Pinocchio ad aver salvato la vita? No. È proprio quando che sia finita che ricomincia la salita. Pinocchio corre guardandosi indietro, il grillo lo guarda da lontano però. Compaiono il gatto e la volpe con i due mantelli neri cercando di afferrare Pinocchio. Ma le monete non se ne vanno mica. Non vuoi collaborare? Bene, ti costringeremo a farlo. Vediamo se dopo una notte appeso all'albero avrai ancora la voglia di tenere chiusa quella boccaccia. Il gatto e la volpe appendono Pinocchio con una corda ad un albero, un po' inutilmente perché Pinocchio è un burattino, quindi non può morire. Pinocchio però piange disperato tutta la notte, finché non compare la fata turchina. La fata turchina libera Pinocchio, che crolla esausto tra le sue braccia. Poi lo porta nella sua casetta bianca e lo cura con l'aiuto dei suoi aiutanti, il corvo, la civetta e il grillo. Secondo me è spacciato, non c'è più nulla da fare. Ma che morto? È vivo, grillo, che ne pensi? No, se sia vivo o morto non so, ma che sia un burattino scapestrato, questo lo testimonierò. Va bene, signore, ora non importa com'è. La fata turchina fa bere un medicinale a Pinocchio, che quasi magicamente si risveglia. Come va, burattino? Ti senti meglio? Io... sì, credo di sì. Ma dove sono? E tu sei? Ma che curioso. Io sono la fata turchina e questa è la mia casetta. E tu invece chi sei? Non hai imparato nulla, o forse ha completamente perso la memoria. Effettivamente.
bravissimo.